Ciao a tutti, bentornati. Oggi ci trucchiamo insieme con i prodotti di Catrice ed Essence. Ho fatto un ordine dal sito Cosmetic for Less, è stata per me la prima volta che acquisto da questo sito, ma ne avevo sentito parlare un sacco di volte da altri youtuber, insomma è abbastanza famoso come sito. È un sito tedesco che rivende prevalentemente brand tedeschi, tra cui Essence e Catrice, quindi è molto molto fornito. Ha ad esempio tantissime edizioni limitate, anche passate, che magari in negozio non sono reperibili. Lì ad esempio potete trovarle, sono quasi sempre tutte abbastanza disponibili, magari qualche pezzo non lo trovate disponibile, però nella maggior parte dei casi sono quasi sempre disponibili. Quindi lo trovo anche molto fornito sotto questo aspetto. Trovate quasi tutto, sia della collezione permanente, edizioni limitate, insomma ce n'è parecchio. Ci ha messo circa 2 settimane per arrivare il pacco, però tutto sommato insomma me l'aspettavo, perché sapevo già, al di là della situazione attuale, al di là del Covid, ci mette più o meno 2 settimane ad arrivare il pacco. Io ho acquistato tutto quello che mi serve per poter fare un look completo, quindi dalla base al trucco occhi, in modo che possiamo provare un po' di tutto. Allora, ho preso un fondotinta che mi incuriosiva davvero tanto, e da tanto che volevo provarlo, ed è il famosissimo fondotinta di Catrice, l'HD Liquid Coverage, che ha il dosatore a contagocce, che pare dovrebbe essere molto coprente, ma allo stesso tempo molto leggero come formula, perché appunto ha questo rosatore a contagocce. Di solito questi formati qui, cioè queste formule qui, tipo appunto contagocce, sono in teoria come formule molto leggeri, quindi quasi pelle nuda. Però qui promette anche di avere una pelle, oltre che matte, quindi che va a mattificare, effetto seconda pelle e comunque alta coprenza, HD coverage, quindi liquid foundation, dovrebbe comunque avere un'altra coprenza. Molte lo amano questo fondotinta, altre lo detestano, ma io penso che dipenda soprattutto dal tipo di pelle, ovviamente. Mi metto lo specchio perché altrimenti non ci vedo. Dipende soprattutto dal tipo di pelle, perché ovviamente è sempre molto molto soggettivo. Io, avendo la pelle mista, né troppo grassa né troppo... Ah, io ho preso la colorazione 020, se magari vi può essere utile. Sono andata comunque così, insomma, ad occhio. Certo, questa tipologia di fondotinta, magari low cost, posso permettermi di acquistare un fondotinta guardandolo semplicemente dal sito, però non vale, insomma, anche per i brand un po' più costosi. Ecco, non mi azzarderei mai a comprare un fondotinta senza sapere, magari senza averlo provato, senza sapere qual è la mia colorazione esatta, quindi non lo so fino a che punto lo farei per un'altra tipologia di prodotto, a meno che non l'ho provato. Però è rischioso comunque, perché poi penso che ogni brand abbia delle colorazioni tutte sue, quindi non ci si può affidare ai colori dalle foto, secondo me, almeno io la vedo così. Lo trovo molto liquido, cioè abbastanza liquido quando lo applico. Io lo sto applicando con un pennello perché credo che possa andare meglio rispetto anche a una beauty blender. Si stende abbastanza facilmente anche. La coprenza mi sembra stratificabile, quindi la cosa che a me interessa è che non abbia quell'effetto maschera, in primis. Come invece correttore ho preso, sempre di Catrice, penso sia nuovo questo prodotto qui, ed è il Instant Awake Concealer Cover Hydrate Anti-Imperfezioni, Anti-Rughe dovrebbe essere. Io ho preso lo 005 con questo applicatore in spugnetta, non molto igienico in teoria, però visto che devo usarlo soltanto io può andare, quindi simile a quello della Maybelline, l'anti-age, che si va praticamente a girare la parte di sotto così, e il prodotto poi dovrebbe venire fuori e dovrebbe impregnarsi la spugnetta. Però non vedo ancora nulla, non so se va... Ah, tra l'altro avrei dovuto shakerare anche il fondotinta, non l'ho fatto. Vabbè, fa niente. Lo vedo, infatti ci sono tutte le bollicine sulla spugnetta, e vado ad applicarlo. È abbastanza chiaro, anche qui sono andata proprio ad occhio perché non sapevo se, insomma, quale fosse la mia colorazione, quindi sono andata un po' così. Vado ad applicarlo con una beauty blender,
Per fissare il trucco, sempre di Catrice, ho preso la cipria e ho preso l'unica disponibile, perché io avrei voluto prendere quella in polvere, anche se è molto famosa, però non c'era, non era disponibile, e ho preso questa qui, la 5 in 1, la setting powder transparent, con la colorazione transparent 10, ed è questa qui, quindi è una cipria bianca, però è compatta, c'è anche lo specchio, è compatta, cosa che mi serviva, avevo bisogno di una cipria compatta per il viso, quindi va bene. Poi magari utilizziamo anche lo specchietto. Anche qui la polvere mi sembra molto sottile, fa un po' di polvere, è un po' polveroso. Fondotinta comunque mi piace perché è molto leggero, cioè non lo sento molto sulla pelle. Come prodotto per sopracciglia ho preso The Essence, una matita per sopracciglia appunto, che è questa qui, la Essence Super Last 24 ore. Non so però se ci ho preso con il colore, non lo so, e ho preso la colorazione 40 Cool Brown, non lo so, ed è questa qui che si può appunto regolare, quindi significa anche che ci metterà pochissimo a terminare. No, il colore è perfetto, ci siamo con il colore, pensavo fosse troppo scura, perché oltre a questa credo ce ne sia un'altra colorazione che era più scura, invece questa qui sembra che vada bene. Tutto sommato è molto comoda, si applica molto facilmente senza grandi difficoltà. Il colore, per fortuna, è il mio colore. L'unica pecca è, secondo me, questa tipologia di matita, però insomma può andare bene. Altro prodotto che ho preso è una palette viso, ed è sempre di Catrice, ed è questa palette qui, la Aloha Sunset, che richiama molto la tipologia di palette che piace a me, quindi palette con all'interno, ci tolgo anche la pellicola, adoro togliere le pellicole, quindi con all'interno bronzer, illuminanti e blush. Esattamente la disposizione è identica, quasi uguale, o meglio, non è proprio identica, però molto simile alla mia palette di Smashbox, la Cali Contour, è molto simile anche come disposizione di prodotti. Allora, andiamo a fare un po' di contouring, quindi andiamo a prendere il bronzer freddo, che è questo qui, questa colorazione qui, fredda. Andiamo a fare un piccolo contouring, anche qui c'è uno specchio. Allora, trovo che questa terra sia molto, anzi forse troppo pigmentata e non è proprio fredda, quindi magari più adatta per l'estate. Sto parlando sempre della terra che dalla palette è un po' più scura, è un po' più fredda, quindi di questa qui. Questa qui, ad esempio, che trovate sopra, è molto più calda e anche con un po' glitterata, quindi con delle perlescenze. Questa qui invece è proprio opaca, trovo che sia molto pigmentata, però forse è troppo calda, almeno per fare un contouring anche d'inverno. Tra l'altro trovo che sia anche un po' troppo polverosa, almeno la terra. Andiamo a vedere anche l'illuminante, come si comporta. Io prendo questo gold di qui sotto, questo qui, anche se mi sembrano praticamente uguali, forse leggermente più gold quello che ho preso. Wow! Allora, la cosa bella di questa palette è la pigmentazione, quindi dovete fare molta attenzione ad applicare il prodotto, altrimenti, insomma, poi fate un piccolo disastro. Andiamo adesso al blush. Io andrei a prendere questo qui pescato, questo qui è un fucsia, questo qui è un pescato, ve la voglio far vedere anche da vicino, così insomma capite bene le colorazioni. Come vedete ha spolverato, se riuscite a vedere anche qui, è polvere che è venuta fuori quando ho prelevato il prodotto. Quindi prendiamo questo pescato di qui sotto,
anche se dal blush mi aspettavo un po' di più, devo dire la verità. Pensavo fosse un po' più pigmentato, invece no. Però devo dire che, considerando la tipologia di prodotto, il costo, trovo che sia molto molto valida. Mi piacciono un sacco le polveri illuminanti e terra, veramente belli, davvero belli. Il blush, ripeto, mi aspettavo qualcosina in più, però tutto sommato è molto carina. Trovo però che sia un po' più appropriata per l'estate, quando magari si è un po' più abbronzate, proprio perché il bronzer è un po' troppo caldo per i miei gusti, soprattutto perché anche d'inverno sono prevalentemente molto chiara, quindi i bronzer troppo troppo caldi non mi piacciono, mi stanno male, sembro molto molto aranciata in faccia. Però d'estate credo che la utilizzerò davvero tanto, quindi questa palette è promossa. Passiamo adesso invece alla palette occhi. Ho preso di Essence una palette, la Love What You Do, che è questa qui. Ce n'erano diverse che mi incuriosivano. C'era la palette della edizione limitata di primavera, non mi ricordo come si chiama, tipo cherry e qualcosa, però aveva all'interno dei colori che io forse non avrei mai utilizzato. Quindi, conoscendomi, ho preso una palette che so magari di poter utilizzare. All'interno ha queste colorazioni qui, molto nude, quindi prevalentemente nude, qualche scimmierino, qualche dorato, i classici miei ombretti un po' noiosi sicuramente, però trovo che, insomma, di poterla utilizzare, quindi preferisco prendere questa tipologia di prodotti. La palette è molto carina, sempre in cartone. Allora, vediamo che cosa facciamo con il trucco occhi. Andiamo a prendere un pennello da sfumatura e prendo questo colore qui, che è un marroncino molto chiaro. Anche qui noto, appena ho prelevato il prodotto, una certa polverosità. Chiaramente con questa tipologia di palette potete fare trucchi nude, non possiamo pretendere di fare dei trucchi colorati o comunque un po' pazzi. Adesso con la cialda marrone cioccolato andiamo ad intensificare la piega, abbastanza polveroso, però andandolo a lavorare va bene, va molto bene. Diciamo che è un ombretto che si può lavorare, sembra all'apparenza poco pigmentato, però è molto 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 sfumabile. Adesso con un pennello pulito, sempre da sfumatura, vado a prendere questo colore chiaro, questo tipo, questo avorio, questo qui, e vado sulla parte superiore tipo a sfumare, in modo che, insomma, andiamo ad eliminare quell'effetto netto. Bene, poi andrei a prendere questo shimmer, qui, questo marroncino che sembra rosato, però mi sembra più un marroncino simil rose gold, ecco, così si vede meglio. Andrei di pennello, ma forse è il caso di utilizzare le dita. Andrei con le dita e picchietto sulla punta, diciamo, verso l'esterno, dal centro dell'occhio verso l'esterno, e devo dire che è molto bello, ma riuscite a vedere com'è luminoso? Questo non me l'aspettavo. Comunque molto bello. Poi vado a prendere, sempre con le dita, questo aranciato tipo, questo qui, questo salmone, per curiosità. Andrei più verso il centro, sempre con il dito a picchiettare.
andrei verso l'interno dell'occhio, ma non arriviamo all'interno dell'occhio, ci fermiamo. Poi, per finire, sono indecisa tra questi due. Non lo so. Io qui forse ci andrei di pennello, con un pennello molto sottile. Proviamo col bianco. Proviamo. E vado soltanto nell'angolo interno. Magari l'altro occhio proviamo il gold. Con l'altro occhio andrei con il gold, quindi con questo dorato qui. Non so tra i due se preferisco il gold, forse il gold, o la versione con l'interno bianco. Non lo so, voi quale preferite? Ma comunque con un pennello da sfumature sfumiamo un po', ma con una abbastanza leggeri, insomma, ci andiamo senza mischiare troppo i colori, anche se il salmone mi sembra quasi essere sparito. Non sappiamo. Da capire bene. Come eyeliner non ho preso nulla, quindi andiamo direttamente di mascara. E ho preso questo qui di Catrice, che è il Lashes to Kill Sexy Volume, che è questo. Vediamo, non so, in realtà di Catrice non ho mai provato, non ricordo di aver mai provato prodotti mascara, non lo so. Però insomma, ero molto affascinata da Catrice in quest'ordine. Lo scovolino è questo qui, abbastanza classico, come tipologia di scovolino. Dicevo, ero molto affascinata da Catrice in quest'ordine. Quindi, visto che di Essence vi ho fatto diversi video in passato anche, di prodotti in cui proviamo insieme un po' di prodotti Essence. Allora, mi piace che li districa molto bene. Li districa bene e non crea i grumi, che è molto molto positivo. Mi piace anche l'applicatore perché si affina verso la punta, quindi è comodo anche da tenere. E mi piace. Mi piace anche che non tira fuori molto prodotto, quindi non è molto pastoso. Trovo che le pettini molto bene e le incurvi anche molto bene. Eccolo, mi piace anche lui. Ditemi insomma quello che ne pensate, se vi piace più il gold o più l'interno dell'occhio più sul bianco, più ghiaccio. Ditemi un po' che ne pensate. Forse io preferisco il gold, o meglio, forse si abbina meglio un po' alla tipologia di colori che ho utilizzato. Io ho preso sempre di Catrice un rossetto e ho preso il Demi Matte Lipstick numero 040 Exotic Nude. In realtà era uno dei pochissimi colori disponibili di questa linea di rossetti, che è questo colore, ovviamente è un nude. È strano perché sembra tipo granuloso, non so se si percepisce dalla camera, ma è tipo granuloso. Questa qui è la punta, non l'ho ancora utilizzato, è la primissima volta, però il colore potrebbe piacermi e forse si abbina anche al trucco che ho fatto oggi.
ci siamo, devo dire il rossetto ci piace. Allora, come prime impressioni, il fondotinta, allora il fondotinta mi è piaciuta l'applicazione, è molto semplice, molto leggera, copre abbastanza ma i pori non li ho coperti. Questo non so se dipende dal fondotinta o dalla cipria, perché comunque io di solito le abbino, fondotinta e cipria, e lì riesco anche a vedere, quindi devo provare questo fondotinta con una cipria che è abbastanza levigante, però ha coperto abbastanza bene, molto leggero, quasi davvero seconda pelle e non troppo pesante, quindi al momento, almeno come prima impressione, va bene. Il correttore non mi ha coperto praticamente quasi nulla delle occhiaie, io le intravedo ancora, non so se si vedono dalla telecamera, ma io le occhiaie sotto le vedo, quindi forse andrebbe applicato un correttore aranciato sotto e poi come illuminante questo correttore forse può andare, perché è molto chiaro, quindi devo provarlo in quell'altra maniera, con un aranciato sotto e al di sopra questo qui, perché così non può andare. Poi la palette super approvata, mi è piaciuta tanto, soprattutto terra e illuminante. Ho provato solo questo colore qui di blush, questo fucsia non l'ho provato, quindi non so ancora com'è. Trovo che sia molto 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 pigmentata, leggermente polverosa, però molto sfumabili le polveri, la terra molto sfumabile anche se è un po' leggermente aranciata, quindi per l'estate trovo che possa andare molto bene. L'illuminante è molto illuminante, molto bello, mi è piaciuto. Poi altra cosa che mi è piaciuta, la cipria, devo capire insomma, sì, la polvere sembra molto sottile, devo capire insomma se il trucco mi dura tutto il giorno e come mi dura, se mi lucido o meno, anche se io tendo a lucidare soltanto al centro dopo qualche ora, però insomma dipende anche dai prodotti che ci metto, insomma, che metto sulla pelle. La matita sopracciglia semplice, semplice da usare, non amo molto questo applicatore, questa matita qui, però insomma per il costo va bene, semplicissima. Anche il pennellino che trovate dall'altra parte è molto carino, molto utile. Poi che altro, il rossetto mi è piaciuto tanto, mi piace tanto. Allora, questo qui è il matte, come vi dicevo, vi ripeto la colorazione, la 040 Exotic Nude della Demi Matte Lipstick come finish. Allora, semplicissimo da applicare, molto profumato. Beh, se avete già provato i rossetti di Catrice è sempre quella profumazione, scivola che è una bellezza nonostante sia nude, quindi super scivoloso, super sottile, da capire se è idratante o comunque se non secca dopo diverse ore. Trovo comunque al momento che sia molto molto confortevole, lasciate stare la secchezza delle mie labbra che sono quasi sempre molto secche, però bello, il colore è molto molto bello, per fortuna ho indovinato il colore che cercavo ed è lui, bellissimo. Questo potrebbe entrare nei rossetti da tutti i giorni, conoscendomi. E infine la palette occhi. Ah, ho preso anche un altro prodotto. Ho preso anche un rossetto di Makeup Revolution Pro. Ve lo faccio vedere magari swatchato. In realtà voglio fare un altro ordine di Makeup Revolution Pro. Magari in quell'occasione vi mostro anche, perché insomma un video di questo genere, di prime impressioni. E ho preso questo colore, questo qui è un sempre nude, il colore Stripped, tra l'altro il packaging è stupendo, ed è questo nude che forse non mi piace, cioè conoscendomi forse è troppo rosato, aranciato, il packaging è meraviglioso, questo maculato stupendo, vi faccio vedere lo swatch magari, eccolo, però insomma forse da provare, devo provarlo sulle labbra, che è un rosa con una punta di arancio all'interno, il che non mi fa impazzire, però da provare. Poi infine la palette. La palette è stata una sorpresa, occhi, è stata una sorpresa. Allora, trovo che le polveri matte, quindi queste due di su, la marrone e quest'altro colore nude, questo marroncino chiaro, siano molto molto sfumabili e pigmentate. Il marrone sembra all'inizio poco poco pigmentato, in realtà poi si sfuma davvero molto molto bene. Gli shimmer mi sono piaciuti molto, mi è piaciuto tantissimo questo qui, e anche il gold mi è piaciuto particolarmente, che è questo. Il salmone forse un po' meno, e il bianco, questo qui in fondo, un ni,
anche lui non proprio il must, cioè mi aspettavo di più. Prima di tutto, ditemi tra i due trucchi quale vi è piaciuto di più, se il gold o se il bianco, magari me lo scrivete nei commenti. Che cosa ne pensate, se questi prodotti li avete già provati, se vi piacciono, se non vi piacciono, fatemi sapere. Io spero come sempre di avervi tenuto compagnia, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto, ciao!